Piero, guarda. Che strano. È strano, ma mi piace. Non è possibile. Non posso più vivere così. Ti devi dimenticare, Domenico. E tu? Il mio prossimo concerto è interamente dedicato a Stravinsky. Mio marito è meravigliosamente ricco e meravigliosamente noioso. Adesso è perfetto. Forse ero come Domenico. Troppo per una donna e non abbastanza per l'altra. Ma ora una cosa era cambiata. Adesso avevo sete. Sete come non ne avevo mai avuta in vita.